Interessante vedere queste emozioni del guidatore della Nissan Leaf. Ora voltiamo pagina, ma parliamo sempre di Nissan perché la casa giapponese ha previsto un piano di comunicazione integrata che prevede la costruzione di una piattaforma a sostegno della mobilità elettrica, un aspetto molto importante, molto interessante soprattutto per il nostro paese. E noi in questo prossimo servizio vediamo di cosa si tratta. Nissan Motor Company Limited, seconda casa automobilistica giapponese per volumi di vendita, ha sede a Yokohama, in Giappone, ed è partner dell'alleanza Renault-Nissan. Fondata nel 1933, il gruppo ha 16 stabilimenti di produzione nel mondo e opera in oltre 160 paesi. Nissan offre una gamma completa di oltre 60 modelli commercializzati con i marchi Nissan, Infiniti e Datsun. Nissan è uno dei maggiori costruttori extraeuropei presenti nel nostro continente, dove impiega oltre 14.500 persone nelle sue attività di design, ricerca e sviluppo, produzione, logistica, vendite e marketing. La gamma Nissan destinata al mercato europeo consta attualmente di 24 modelli altamente innovativi. Nissan Italia ha 200 dipendenti e 115 concessionarie. Nel 2010 Nissan ha introdotto l'auto elettrica Nissan Leaf. Questa mantiene ancora oggi il primato di veicolo 100% elettrico più venduto al mondo, con un totale di oltre 211.000 unità immesse sul mercato. La tutela dell'ambiente, l'utilizzo responsabile delle risorse e la lotta agli effetti del cambiamento climatico sono le principali sfide che le nostre società devono affrontare nei prossimi decenni in materia di sostenibilità. La strategia Europa 2020 impegna tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a contribuire a una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, grazie alla scelta a favore di un'economia a basse emissioni di anidride carbonica. In questo contesto, i trasporti e la mobilità urbana occupano una posizione di rilievo. La stessa strategia Europa 2020 sottolinea l'importanza di rendere più moderno e sostenibile il sistema dei trasporti e la necessità di concentrarsi sulla dimensione urbana della mobilità pubblica e privata. Secondo i dati della Commissione, nelle città europee la mobilità è basata in larghissima parte sull'uso di automobili private ad alimentazione convenzionale, responsabili di circa il 23% di tutte le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti e di una cronica congestione del traffico. Per questo motivo, la diffusione della mobilità elettrica sta subendo una decisa accelerazione, con un forte aumento del numero di immatricolazioni di auto elettriche, soprattutto negli anni 2013 e 2014. Con oltre 60 milioni di abitanti, quasi 37 milioni di veicoli immatricolati e più di 200 centri urbani con oltre 1.000 automobili per chilometro quadro, il nostro paese potrebbe beneficiare in modo significativo della diffusione della mobilità elettrica. Nissan propone ai partecipanti all'iniziativa la stesura di un piano di comunicazione integrata che preveda la costruzione di una piattaforma a sostegno della mobilità elettrica. Il piano verrà elaborato direttamente e in modo autonomo dai partecipanti sulla base del format che riterranno più efficace e adatto allo scopo. Il periodo di comodato verrà utilizzato dai partecipanti per raccogliere idee e spunti che possano rivelarsi utili per la promozione della mobilità elettrica.